Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Titus in Fabula, siamo tornati con Monster Hunter Rise Sunbreak versione PS5, ma questa cosa vale per tutte le versioni, quindi PS5, PS4, Xbox One S e XS e Windows. Penso siano separate le versioni normali da quella di Steam, a quanto ho capito, perché oggi è uscito, ero convinto uscisse settimana prossima, ma giustamente usciva oggi, l'ultimo mega aggiornamento, definiamolo così, include l'aggiornamento 4, l'aggiornamento 5, l'aggiornamento bonus e tutti i contenuti conclusivi, tutte le quest evento che sono state aggiunte dopo, perché vi ricordo Sunbreak, Rise e tutta la quinta generazione in realtà sono finite, sono stati conclusi, tutte le storie sono chiuse e il supporto è terminato anche da parte di Capcom. Siamo a fine agosto, vi ricordo il 14 settembre esce Monster Hunter Now, che è la versione mobile, quindi niente di estremamente particolare, però una novità anche per Monster Hunter. Dopodiché fine settembre probabilmente ci sarà un annuncio e le voci parlano di un Monster Hunter 6, quindi dell'inizio della sesta generazione. In realtà potrebbe essere anche un remake di Monster Hunter 1 o qualcosa del genere, o un capitolo celebrativo, perché l'anno prossimo è il compleanno, il 20° compleanno di Monster Hunter. Comunque, torniamo a Sunbreak, che intanto che ce lo godiamo ancora qualche mese, facciamo piccolo recap. Cosa è stato aggiunto? Nuovi mostri, ovviamente saranno spoiler, non sono spoiler, vabbè, lo diciamo. Ci sarà, se non volete sapere quali mostri sono stati aggiunti e volete guardarvi i video, saltate i prossimi 30 secondi, vi do il tempo per farlo. Comunque, avremo, ci sono anche nel video peraltro di presentazione che ha messo Sony e Monster Hunter sul canale, Vel'Kana, Amatsu, che chiudono la storia di Kamura, e il Malzeno Primitivo, che chiude la storia di Elgado, e praticamente tutto. Oltre a ciò ci sono nuovi mostri infetti, perché ovviamente ne mancava qualcuno se non ricordo male. Dragonstone Resort è stato aggiunto, il Valstrax Cremisi e lo Shagaru Resort, qualcuno me l'aveva chiesto. Beh, non ero sicuro infatti in che aggiornamento fossero, giustamente erano nel quarto e nel quinto. Quindi Valstrax Cremisi grado maestro 160, Shagaru Resort grado maestro 180. Nuove missioni, tutte le missioni vento e quelle dei mostri nuovi, ad esempio il Malzeno Primitivo avrà una sua missione in arena, separata, in arena, una versione potenziata nell'arena, quella in cima alla torre. Quindi ci sono anche delle quest nuove. Il limite di livello per l'indagine anomalia è aumentato, livello 300, tantissimo, cioè ci vuole un sacco di farming per arrivare lì, ma sono stati aggiunti slot per potenziare ancora di più le armi. Sono stati aggiunti oggetti, sono state aggiunte un sacco di cose, di decorazioni anche particolari. Inoltre ricerche speciali aggiunte come livello di difficoltà finale per le indagini anomalia. Cosa vuol dire? Una volta che arrivate al livello A300, quindi anomalia 300, vi sblocca queste ricerche speciali. Sono tutti mostri, qualunque mostro portate a livello 300, prendiamo un esempio il Rathalos, troverete una volta arrivato al 300 sbloccherete la sua ricerca speciale. La ricerca speciale include combattere un Rathalos, giustamente, solitamente hanno dei tempi limitati, ma non sono sicuro che sia così per tutte, ma il problema più grosso è che gli attacchi sono a parte potenziati, ma ad esempio le esplosioni sono più grandi, i raggi di fuoco sono più ampi, vengono molto amplificati gli attacchi dei mostri e li rendono molto più difficili. Ci sono tutti i mostri compresi i draghi anziani risorti. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi ha fatto questi mostri, perché ci va veramente tantissimo farming per arrivare al livello a 300. Io su Switch sono arrivato al 100 e qualcosa livello anomalia. Per arrivare al 300 non so quanto tempo ci voglia, e in più devi portare un mostro a quel livello lì, quindi fatemi sapere se qualcuno li ha affrontati, come li avete trovati, perché io credo non ci arriveremo mai. Poi abbiamo nuovi mostri delle indagini anomalia, ovviamente i livelli anomalia fino all'A9 si sbloccano salendo del grado anomalia, mi pare che gli ultimi si sbloccano all'A220, qualcosa del genere,
ci sono praticamente tutti, compresi i draghi anziani risorti, che ovviamente non saranno infetti perché sono risorti, ma sono comunque inclusi nelle missioni indagine anomalia e sono più forti. Nuovi stili armatura, serie di armi, armature ovviamente, nuove abilità e gioielli ovviamente, a parte quelle dei mostri nuovi, dei mostri anomali, c'è un po' di tutto. Nuove elevazioni alla forgia, vi abbiamo detto prima, ci sono nuovi potenziamenti alla forgia, peraltro ovviamente nuove armi, armature, non lo dice? Sì, l'ha detto prima, per dei mostri nuovi, tra cui Mazzino Primitivo, penso sia una delle migliori armature del gioco. Si possono potenziare, aspetta, è scritto dopo, possibile acquisire, no? Sì, è scritto dopo, è possibile acquisire nuove abilità elevando l'armatura, ok, con la cura dell'armatura si possono fare delle cose in più, non le abbiamo ancora sbloccate noi in realtà, almeno non qui su PlayStation. Il limite di livello per il miglioramento dell'armatura verrà aumentato, quindi le vostre, tra parentesi, vecchie armature, andate alla forgia, ma lo faremo adesso in questo episodio, e si possono potenziare ancora di altri livelli, andremo a vedere anche di quanto perché non ne so sicuro. È ora possibile ottenere bonus aggiuntivi aumentando gli slot anomalia di un'arma. Ok, bonus aggiuntivi aumentando gli slot anomalia di un'arma. Okay, ah sì, giustamente, sì, curando le armi, più si sale di livello. È vero che questa cosa è stata introdotta dopo, salendo, aumentando i vari slottini, che mi pare siano 8-10. Ogni slottino che sbloccate vi dà già dei bonus in automatico, bonus di attacco, bonus di elemento, di acutezza. Quando li portate al massimo avete già così un'arma molto più potente dell'originale e in più potete incastonarci negli slot quello che vi serve, quindi un grande aiuto anche questo. Ci saranno armi con più di 100 di elemento, più di forse quasi 500 di attacco, cioè robe allucinanti. Dopodiché mi sono perso, dove ero arrivato, e ora è possibile ottenere bonus, ok. Nuovo metodo di fusione per la pentola di fusione al mercato, questo l'aspettavo, non mi ricordavo quando fosse stato introdotto. Si possono creare dei talismani alla pentola di fusione con gli oggetti dei mostri anomali, e sono i talismani più potenti del gioco, vi trovate abilità incredibili, una marea di slot, sono i migliori, quindi appena arrivate lì fate quelli, che gli altri ve li potete dimenticare. Nuovi premi aggiunti alla lotteria, questo non ci interessa più di tanto. Funzionalità di gioco aggiunte, il numero massimo di indagini anomalie possibili è aumentato a 200, perché prima erano meno. Nuovi titoli per la tessera di gilda, nuovi stemmi degli eroi, che sono lo stemma che avete di fianco al nome. L'avevo fatto vedere nel finale, se andate a vedere il finale di Sambrek contro il Geismacor, mi pare che ne parlassi lì o nell'episodio dopo. Nuova caratteristica, set di caccia aggiunta alla cassa oggetti, quindi potete impostare un set di caccia che comprende un set armatura, set stile armatura, stile arma, tutti gli slot, praticamente tutto quello che volete lo potete mettere dentro lì. E quando vi serve andate lì, vi prendete il vostro set, in automatico vi riempie la cassa oggetti, vi imposta con l'armatura, eccetera, eccetera. Non l'ho mai usato, qualcuno di voi lo usa, lo trova comodo, non... Sarà che io non vario moltissimo le abilità che uso, quindi più o meno sono sempre le stesse. Nuova funzionalità per attivare e disattivare musica dei saldi presso l'attendente, va bene. Spagnolo ora supportato, se vi interessa solo spagnolo dell'America Latina. E vabbè, e correzione di qualche bug. Allora andiamo in game. Vai, il nostro Titus secondo è pronto. Andiamo a vedere un attimo cosa ci dicono, cosa succede. Ok, ovviamente tutte le missioni evento, pericolo, doppio pericolo, un po' di tutto c'è dentro, le faccio vedere, vabbè, se vi servono, a parte che da qui si capisce anche abbastanza poco, comprese le varianti segrete dei mostri. Peraltro c'è il pacchetto Gran Festa, che è un pacchetto bonus che è stato aggiunto adesso. Allora, accetta tutto, però volevo farvelo vedere se lo trovo. Eccolo qua. 5 uova di platino, quindi sono 500.000 zenni e una marea di 7 di sfera armatura. Prendiamo tutto. Grazie. E andiamo, prima di tutto, a potenziare. Vediamo quanto possiamo migliorare le nostre armature. Ad esempio, noi abbiamo gli schienieri di Rattalo Sargento, che erano maxati a livello 18, quindi 156 di difesa.
li possiamo portare al 29 e passare a 178 di difesa. Ci vanno 250.000 zenni, eh? Mi spiace farlo per questa armatura perché a breve la cambieremo, però soldi per ora ne abbiamo, quindi usiamoli, sfruttiamoli. Allora, poi ovviamente dipende dall'armatura, ad esempio questa che è di grado un po' più inferiore, arriva massimo a livello 31, però ci vanno sempre 17 gemme. Ma non ne abbiamo più 17, quindi non lo sappiamo. Per potenziarle, ok. Quindi avremo superato i 1000? No, 948, però non è male. Allora, lui ci vuole parlare del Velcana, alla casa del tè. Alla casa del tè non gli frega niente a nessuno, penso sia sempre lui. Di qua abbiamo... nessuno? Ah no, al mercato, mi sono confuso. Un messaggio da Fugen, qui è il nostro amico, come si chiamava? Colin, ci dice di andare da Fugen per parlare del finale della storia di Kamura, quindi... Velcana, Yamatsu, che sono sempre parte della storia di Kamura in realtà, e dopodiché sbloccheremo il Malzino primordiale che va a concludere la storia di Elgado. Vabbè, noi li ricerchiamo anomalie, in realtà non sono bloccato ancora qui al 4, quindi non c'è niente da vedere. Vediamo se c'è qualche, ad esempio questa non c'era, questa missione, ma penso di averla sbloccata di recente. No, qui missioni particolarmente nuove, è vero che si sbloccano dopo aver affrontato i mostri nuovi, quindi qua non le vedete, ma una volta affrontati i mostri nuovi escono fuori. Volevo farvi vedere le missioni evento in caso a qualcuno interessi. C'è un po' di tutto. Poi se avete qualche dubbio, ad esempio questa sembra una missione normalissima, ma è una missione per fare soldi. Se avete bisogno di dettagli potete andare sul sito di Sunbreak e su ogni quest evento vi dice cosa include, se include armi, armature nuove, stile armatura, eccetera. Ad esempio, se troviamo, ce ne dovrebbe essere... Ecco, queste sono quelle nuove. Poteva dirmelo prima. Velcana, Mizutsune Viola non c'era, giustamente. Peraltro una missione pericolo, le missioni pericolo sono quelle, dicevo prima, le varianti segrete, possiamo definirle così. È una variante di Mizutsune Viola, in realtà, ma solo come schema di attacco, perché fa degli attacchi leggermente differenti, collega degli attacchi in modo diverso. C'è un video sul canale riguardo il Nargacuga iridescente che è così, e se ci fate caso sembra, sì, a parte che è molto più potente, ma in realtà ha questi attacchi nuovi che a volte ti mandano un po' insieme perché ormai sei abituato a un pattern di attacchi e invece ne fa altri. Fatemi sapere se avete notato queste differenze. Ci dovrebbe essere una quest in quelle nuove aggiunte. Vediamo se la troviamo. Questa no. Ovviamente Ratalo Sargento, anche questa è una missione particolare. Il doppio pericolo invece sono due mostri, di solito uno enorme e uno piccolo. Questa è molto divertente peraltro. Allora, questo è uno Zinogre potenziato. Un altro Velcana perico, quindi potenziato anche questo. Un Valstrax Cremisi. Questa è la missione finale di tutto Sunbreak. Magari la faremo proprio come conclusione, perché è stata proprio messa come quest finale di addio al gioco. 220.000 zenni, peraltro. Ci dovrebbe essere una missione di Ongor in arena. Non l'ho vista. Che vi consiglio di fare per guadagnare è questa. C'era già in realtà. Questa è una quest soldi. No, è una quest per livellare il grado maestro. Questa vi dà un sacco di punti grado maestro. Quindi se dovete salire un po' in fretta c'è questo Gore in arena che va benissimo. Mentre per i soldi ci dovrebbe essere un Rajang in arena. Dovrebbe essere questa. Sì, dovrebbe essere questa. C'è comunque dei video dedicati sul canale, durano 5 minuti. Ed è una quest da quasi 1 milione di zenni ogni volta che la fate, quindi se vi servono zenni, controllate. Ora,
Facciamo così, ci salutiamo per questo video introduttivo degli aggiornamenti. Non so neanche bene dove metterlo in realtà, però volevo farvi una panoramica su quello che è stato il mega aggiornamento, dopodiché continueremo con la serie, quindi prima Velkana, giustamente faremo in ordine, poi andremo ad affrontare Lamazu per chiudere la storia lato Kamura, dopodiché finiremo anche la storia lato Elgado. Ce ne manca ancora un mostro, quello del grado maestro 100, che siamo a 76 ancora, però è secondario in realtà e lo affronteremo strada facendo, perché penso che ci arriveremo presto. E poi nel tempo affronteremo anche i draghi anziani risorti, un po' alla volta, perché ci sono già sul canale, se vedete quando li affrontate vi rendete conto del perché dico questa cosa. Nel frattempo fatemi sapere la vostra opinione su questo aggiornamento, fatemi sapere se avete affrontato le indagini speciali dei mostri anomali. Io credo, non ripeto, che non ci arriverò mai. Noi ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora buona caccia a tutti.